Siamo al Circolo della Stampa di Milano per la presentazione di un accordo innovativo che riguarda il settore dell'edilizia. Il protagonista è Bologna Fiere da una parte e Senaf, il gruppo Senaf dall'altra. Andiamo ad ascoltare dai protagonisti quello che è il senso dell'accordo e quali sono le strategie e le prospettive del settore. Naturalmente tutto in chiave di ecosostenibilità, perché la nuova sfida del settore è quello di recuperare e riqualificare l'edilizia italiana esistente, che è tanta. Quali sono le novità che dobbiamo aspettarci da questa edizione del SAIA, SAIA 2015? SAIA ha compiuto 50 anni lo scorso anno, nel 2014, e abbiamo quindi pensato ai prossimi, quindi un nuovo format che vedrà innanzitutto alternarsi negli anni pari una edizione dedicata al territorio, SAIA Environment, che si occuperà dell'ingegneria del territorio, delle infrastrutture e delle grandi reti. Ed un SAIA come quello che faremo allora nel 2015 in una nuova edizione, tutto dedicato all'edilizia per la casa. E in questa direzione abbiamo incontrato un accordo molto importante con il gruppo Senaf e Tecniche Nuove, che realizza assieme a SAIA e Smart House, il nome che assume SAIA in questa edizione dedicata alla casa, il salone SIE, che significa salone di impianto e di edificio. E quindi un'idea veramente bella e nuova di come progettare e di come realizzare edifici che integrino già nella costruzione gli impianti, l'impiantistica, quella classica e quella nuova, quella che guarda la domotica, alla digitalizzazione, alla sensoristica nella costruzione dell'edificio, che è indispensabile per realizzare quegli obiettivi di risparmio energetico, riqualificazione energetica, sicurezza nel costruire che devono appartenere al futuro dell'edilizia.